Ma è un po' nell'aria questo risultato, onestamente. Non c'era quell'onda che si avvertiva sul referendum dell'acqua, per fare un esempio abbastanza recente. Credo che sia stata comunque un'occasione importante per discutere, per mantenere alta l'attenzione, per continuare a lottare in difesa del territorio, della natura, della vita, contro le lobby. Quindi sono lotte mai perse, ma importanti. Poi c'è una riflessione complessiva sul referendum che va fatta, insomma, anche su come vengono svolte le elezioni, come è l'informazione, quando si devono svolgere le elezioni. Insomma, questo è un discorso un po' più complessivo. Io quello che so, diciamo, che nei nostri territori ognuno difenderà strenuamente il territorio. Noi a Napoli lo difenderemo, indipendentemente dal referendum. Il referendum era una battaglia nazionale. Io voglio portare un grande abbraccio umano, istituzionale e politico al popolo della Basilicata, che è un popolo importante, con la schiena dritta, che ha compreso l'importanza del referendum. Per il resto, noi nella nostra città lottiamo ogni giorno perché quel tipo di interessi politici, affaristici e finanche criminali non possano mai mettere le mani. Per quanto riguarda l'affluenza a Napoli, è deluso dal dato. No, ma non, io mi aspettavo esattamente questo risultato in Italia complessivamente. È un risultato che mi aspettavo esattamente per come è andato. Quindi non è stato percepito dall'opinione pubblica nazionale come un tema di così alta rilevanza. Non c'è un 75, 70, 80, quello che è. Persone sono a favore delle trivelle, cioè non, è messa così, è impensabile, è che non è stato percepito. Capita certe volte nei referendum. Nella nostra città, quando è il momento della chiamata alle armi democratiche, c'è sempre la risposta. È stato con l'acqua pubblica ed è l'unica città d'Italia che ha rispettato quel referendum, e quando ci sarà il momento di difendere i nostri territori, il popolo napoletano non delude mai. Sindaco, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ascrive quindi al buon lavoro del governo questo 70%. Lei pensa che sia corretto questo tipo di ragionamento e il dato di chi è andato a votare è più un'occasione persa o è la base di un nuovo movimento fondato da Guardi, mi associazioni? fermo qua sul referendum. Il referendum siamo andati a votare come cittadini, il risultato era quello. Non voglio fare un'analisi politica perché non ha, secondo me, non merita un'analisi politica di questo tipo. Non è la vittoria o la sconfitta di Renzi rispetto a Emiliano, delle trivelle contro. Cioè, non posso credere che il 70-80% degli italiani vogliono che si distrugga il mare. Cioè, quindi, siccome il tema non è stato percepito, questo è il tema, quindi interroga l'informazione. Interroga le modalità con cui si fanno i quesiti referendari, su come si fanno le elezioni a metà aprile, a un mese e mezzo da quelle amministrative, sono una serie di temi. Io ho percepito sin dall'inizio, per quella briciola di intuito politico che può avere il sindaco di Napoli, che si sarebbe raggiunto esattamente questo risultato. Quindi non gli do nessuna valenza politica a questo referendum, sinceramente.